Calcio, campionato nazionale dilettanti, gruppo anche l'Audace Cerignola si riscatta dopo la sconfitta subita contro il Casarano. Domenica scorsa i gialloblu, allenati da Michele Pazienza nella 12ª giornata del campionato, hanno battuto con il punteggio di 4-0 la formazione del Brindisi. Dopo pochi secondi, esattamente 19, trovano il vantaggio con il destro di Verde. Il raddoppio con Russo, qualche minuto più tardi, resta ad approfittare un'indecisione del portiere Brindisino. Ripresa in graspoggio con le due reti firmate ancora da Verde, per lui doppietta personale, e poi a completare la quaterna Esposito. Andiamo a vedere tutto il quadro con l'aiuto della grafica dei risultati di ieri, ricordando che per l'emergenza coronavirus sono state rinviate tre partite: Picerno Sorrento, Bitonto Puteodana e Portici Taranto. Cerignola Brindisi 4-0, Fidelis Andenardo 0-0, Francavilla Versa Abate Francavilla 1-0, Lavello Casarano 2-2, Molvetta Gravina 1-0 ed Altamura Vasano 2-0. Adesso andiamo a sentire l'analisi tecnica della partita nelle parole del tecnico dell'Audace Cerignola, Michele Pazienza. Sì, sicuramente è una prestazione convincente, una prestazione che ci serviva, una prestazione di cui avevamo bisogno dal punto di vista della classifica, dal punto di vista del morale, dell'autostima, della fiducia. Sono davvero felice per questa, per come è andata la partita, per come l'hanno affrontata, per come l'hanno interpretata, perché nelle circostanze precedenti, nelle partite in casa, è vero che avevamo fatto delle buone prestazioni, ma non eravamo riusciti a portare a casa il risultato pieno e questa era una cosa un po' che ci mancava. Motivo per cui sono davvero felice per come l'hanno raggiunta e per ciò che hanno dato oggi in campo. L'Inter di Antonio Conte aggancia il Milan. Nel posticipo serale della 18ª giornata di andata, i nerazzurri di Antonio Conte battono la Juventus per 2-0 al termine di una partita sontuosa. Nel primo tempo, vantaggio di Vidal, e nella ripresa il raddoppio di Barella. I bianconeri sono fuori dalla lotta scudetto. Per quanto riguarda le altre gare della giornata, il successo del Napoli sulla Fiorentina con un tennistico 6-0 in chiave salvezza è importante. Vittoria 4-1 del Crotone contro il Benevento di Pippo Inzaghi, mentre Sassuolo e Parma vanno sull'1-1. Un secondo 0-0 di giornata dopo quello di Torino-Spezia è stato Atalanta-Genoa, partita guizzante con i bergamaschi che non hanno saputo sfruttare tante occasioni da rete. Adesso l'attesa è tutta per la Sardegna Arena, per Cagliari-Milan e per i rossoneri potrebbe profilarsi l'ipotesi di un nuovo allungo nei confronti dei cugini rossoneri. Per l'Una Rossa la possibilità di giocarsi le chance per la sfida contro i detentori della Coppa delle 100 Guinee rimane alta. Nella notte appena trascorsa, il team italiano ha affrontato due match race del terzo round robin della Prada Cup in svolgimento in Australia. Nella prima sfida, poi ripetuta con Ineos UK, gara equilibrata con le prime due boe in cui gli italiani hanno avuto 10 e 7 secondi di vantaggio. Poi riemergono gli inglesi che effettuano il sorpasso e chiudono nel finale con 18 secondi di vantaggio sull'una rossa. Poi la seconda sfida contro American Magic. La partenza non è delle migliori per la barca italiana. Difficile trovare un lato di bolide che possa consentire una buona andatura. Gli americani aumentano il ritmo e il vantaggio alla quinta boa a 28 secondi. Ma proprio sul più bello, una folata di vento impetuosa, fra l'altro si è navigato in condizioni meteo estreme, colpisce American Magic e la barca cade in mare. L'una rossa ne approfitta, sorpassa e chiude vittoriosamente. Adesso una settimana intensa di allenamenti per preparare gli ultimi tre round robin in programma dal 22 al 24 gennaio. La classifica dopo la terza giornata dice Ineos UK 4 punti, Luna Rossa 2 ed American Magic a quota 0.